Ciao a tutti! Finalmente con oggi chiudiamo il discorso delle mie letture del 2022. Ho voglia tantissimo di parlarvi di questi libri, ma nello stesso tempo ho anche voglia di buttarmi a gamba tesa nel 2023. Con le mie letture lo sto già facendo, ho già trovato dei libri di cui ho tantissima voglia di parlarvi. Con i video, cominceremo dalla settimana prossima a parlare di cose nuove che sto leggendo. Come avete visto dal titolo, oggi vi parlo dei miei 15 libri preferiti, dell'anno, le 15 letture che mi hanno dato più soddisfazione in assoluto. Vi ricordo ora, per chi non lo sapesse già, per chi non avesse visto gli ultimi due video, che questa è una scelta che io ho fatto tra le mie letture di letteratura contemporanea o comunque di letteratura del Novecento, degli ultimi decenni del Novecento, di quelli che ancora più o meno non possono essere considerati classici, anche se alcuni di questi in realtà secondo me sì, o comunque se non ora a breve, ecco. Quindi se in questo video non trovate dei libri di cui ho parlato tanto durante l'anno è perché o erano dei classici e ho fatto un video a parte che vi linko qui sotto con la classifica dei classici dell'Ottocento e del Novecento che ho letto, oppure erano libri che sono rientrati magari comunque nel video delle menzioni d'onore, del bilancio delle letture, che è il video immediatamente precedente a questo, e vi lascio quel video qui sotto in ogni caso, così comunque c'è, diciamo, ci sono i tre video che completano le mie riflessioni in generale sulle mie letture del 2022. Allora, dunque, vi dico già che l'idea per me oggi è di trasmettervi quello che questi libri mi hanno lasciato, il motivo per il quale questi libri sono stati scelti come libri più belli dell'anno. Quindi cercherò di soffermarmi il meno possibile sul loro contenuto, sul loro eventuale valore letterario, perché ne ho già parlato molto. Vorrei far passare il motivo per il quale questi sono stati oltre rispetto ad altri che ho letto. Di tutti questi libri, in ogni caso, vi ho parlato durante l'anno, li trovate o nel riepilogo dei libri letti durante il corso dei mesi, ne faccio uno al mese, oppure ad alcuni di questi ho dedicato dei video singoli. Io ora non so se riesco a farvi tutti i link di dove ho parlato di ogni singolo libro, anche perché oggi è venerdì, voi questo video dovete vederlo domani, cioè no, non dovete vederlo domani, io lo devo pubblicare domattina alle 7 e sono già le 10, 10 del mattino e io oggi pomeriggio non sarò mai a casa, quindi è difficile che riesca a fare tutto quel lavoro dei link, però ho provato. Se voi mettete nella barra di ricerca di YouTube il nome del mio canale, anche abbreviato S&S, e il titolo del libro di cui volete maggiori specifiche, YouTube vi trova il video in cui ne parlo, oppure semplicemente scrivete il nome del mio canale Libri Letti e trovate l'elenco di tutti i video che ho dedicato alla fine di ogni, anzi all'inizio del mese successivo, ai libri letti nel mese precedente. Ora direi che possiamo cominciare, non è una classifica, non vi parlo di questi libri dal quindicesimo al primo, ma vado in ordine cronologico rispetto a quando io li ho letti. Non c'è nessuna classifica, non sono riuscita a farla, perché sono libri in alcuni casi veramente troppo, troppo, troppo diversi tra loro, che comunque mi hanno dato qualcosa di importante. Da tanti punti di vista, ma magari davvero hanno suscitato emozioni e sentimenti troppo diversi tra di loro. Mi sono dimenticata nel video delle menzioni d'onore di menzionarvi due libri che avrebbero tutto il diritto di essere tra questi 15, assolutamente, ma che non ho messo semplicemente perché per me sono state delle riletture. E parlo di Anne-Marie MacDonald con Chiedi perdono, romanzo familiare veramente unico, un gioiello. Ci sarà modo di parlarne ancora perché realizzerò un video sulle saghe familiari,
magari non quelle proprio tanto tanto conosciute di cui si sente parlare generalmente con facilità, sicuramente questo libro sarà in quel video, senza ombra di dubbio. È un libro meraviglioso, meraviglioso. E poi vabbè, It di Stephen King, a questo libro ho dedicato un video, è la terza volta che lo leggo nella mia vita, è uno dei libri del mio cuore, è uno dei libri della mia storia di lettrice, è semplicemente stupendo. Quindi ecco, questi sono fuori da questi 15 solo perché sono riletture che mi hanno confermato l'amore grande che io già nutrivo per questi libri. Allora, partiamo, dicevo, in ordine cronologico con Jonathan Franzen, Le correzioni. Non è molto necessario che io parli tanto di questo libro. È un libro che mediamente è molto amato, anche se qualcuno non lo sopporta, e io capisco anche il perché. Jonathan Franzen è uno degli esponenti di quello che viene chiamato realismo isterico. Questo libro fondamentalmente è una storia familiare di una famiglia disfunzionale, forse la famiglia disfunzionale per eccellenza. Abbiamo due genitori anziani e tre figli adulti. Tutto, diciamo, tutta la trama, se di trama si può parlare, è focalizzata sul fatto che la mamma Enid rivuole, per un ultimo Natale da passare insieme, visto che loro sono anziani e visto che in un certo senso temono di avere sempre più difficoltà a riunire la famiglia, vogliono, questa donna vuole riavere alla sua tavola i suoi tre figli per il giorno di Natale. Franzen poi ci racconta in realtà la vita di questi tre figli e anche dei loro genitori. Siamo nel Midwest, se non erro. Non vorrei dire una cavolata, comunque insomma, l'ambientazione americana, l'ambientazione in cui queste vicende si svolgono è fondamentale, è molto presente e come in tutti i grandi romanzi americani, il contesto, quindi l'americanità nello specifico di questa famiglia c'entra tanto con le vicende di ogni singolo personaggio e delle loro interazioni. Abbiamo tre figli molto diversi tra loro, tre figli sbagliati. Le correzioni perché tutti i personaggi di questo libro, compresi i genitori, nel tempo hanno cercato di correggere o di correggersi. È la storia di scelte sbagliate, è la storia che in realtà è molto comune. La disfunzionalità di questa famiglia è una disfunzionalità per certi versi esagerata, ma che parte da presupposti di quello che ormai noi consideriamo dinamiche normali nella famiglia. Non so se riesco a spiegarmi. In questo senso, Franzen può sembrare, in questo libro, almeno io ho letto solo questo, a tratti esagerato, può sembrare che abbia costruito dei protagonisti caricaturali, ma non nel senso che siano dei tipi, nel senso che ha preso delle caratteristiche, delle dinamiche che in realtà possono essere comuni a tanti tra noi e le ha estremizzate, le ha fatte uscire dalle pagine con una vividezza incredibile. Il motivo principale per cui questo libro è qui in questa classifica è la scrittura di Franzen, che è favolosa per me, per quanto mi riguarda. Giustamente Giovanna De Sabata, che ha citato anche lei questo libro tra le sue migliori letture dell'anno, ha definito questa scrittura estremamente dettagliata, ricca, densa, eppure molto precisa. Malgrado ci siano tante parole dentro questo libro, sono tutte parole giuste, perfette, a scandagliare nel profondo caratteri e dinamiche, sempre in un contesto eccezionale. E poi, secondo me, questo libro ha uno degli incipit più belli che io abbia mai letto. Leggere il primo paragrafo di questo libro vi dà già la misura della meraviglia di questa scrittura, vi fa sentire fortissima la voce di Franzen, che come tutti gli autori che mi piacciono per davvero, ha una voce propria stentorea, distinguibile, riconoscibile rispetto a tanti altri, e vi dà già la misura di cosa state andando ad imbattervi. È fantastico l'incipit, ve l'ho letto tra l'altro in un video che ho dedicato ai migliori incipit che io abbia mai letto, ma
A questo punto ve lo devo leggere perché io da questo primo paragrafo ho capito che questo sarebbe stato uno dei libri più belli dell'anno, ve lo dico molto tranquillamente. Il capitolo si intitola St. Jude, che è il luogo di vita di questa famiglia. Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di terribile stava per accadere, lo si sentiva nell'aria. Il sole era basso nel cielo, una stella minore, un astro morente. Raffiche su raffiche di entropia, alberi irrequieti, temperature in diminuzione. L'intera religione settentrionale delle cose era giunta al termine. Neanche un bambino nei giardini, ombre e luce sulle zosie ingiallite. Querce rosse, querce di palude, querce bicolori riversavano una pioggia di ghiande sulle case senza ipoteca. Le controfinestre rabbrividivano nelle stanze da letto vuote e poi il ronzio monotono e singhiozzante di un'asciugabiancheria, la contesa nasale di un soffiatore da giardino, il maturare di mele nostrane in un sacchetto di carta, l'odore della benzina con cui Alfred Lampert aveva ripulito il pennello dopo la verniciatura mattutina del divanetto di Vimini. Le 3 del pomeriggio era un'ora pericolosa nei sobborghi gerontocratici di St. Jude. Alfred si era svegliato nella grande poltrona blu in cui si era addormentato dopo pranzo. Aveva finito il suo pisolino e il prossimo notiziario locale iniziava soltanto alle 5. 2 ore vuote erano una fistola che generava infezioni. Si alzò a fatica, raggiunse il tavolo da ping pong e si mise in ascolto di Enid, ma non la sentì. In questo paragrafo, a parte essermi venuta la pelle d'oca, c'è tutto. C'è la magistrale scrittura di Franzen, c'è un annuncio che si fa, un annuncio di tragedia che parte dal clima, c'è l'ambiente di un sobborgo provinciale tipicamente americano, ci sono questi due genitori e tutto quanto vi possiate aspettare da questo libro. È semplicemente magnifico. Secondo capolavoro, che qualcuno tratta già come un classico, anche se è un libro uscito negli anni Ottanta, è Amatissima di Toni Morrison. In questo video vedrete dei libri che sono, direi, quasi unanimemente considerati capolavori, ma vedrete anche delle chicche, ve lo dico. Amatissima di Toni Morrison è un libro di cui io difficilmente riesco a parlare. Spesso e volentieri mi capita, quando i libri mi colpiscono a fondo, che a me manchino le parole giuste per fare capire il perché. Allora, questa è una storia che ha a che fare con la schiavitù, con un amore che supera limiti unanimemente condivisi con la maternità, con qualcosa di così grande che è difficile riuscire a parlarne. Nessuno come Toni Morrison, secondo me, ha parlato di cosa è stata davvero la schiavitù. Nessuno in maniera così originale, così profonda e così letteraria. Anche qui quello che colpisce all'istante è la scrittura. Non è Toni Morrison una scrittrice che arriva immediatamente. Bisogna entrare un po' nel suo stile di scrittura, tra le pagine di ciò che lei ci vuole raccontare. È una miscela di musicalità, mistero, fascinazione, straniamento. È davvero difficile descriverla. Sicuramente la musicalità è qualcosa che colpisce all'istante leggendo queste pagine, ancor prima quasi del loro contenuto. È un libro questo straordinario che parte da una storia vera in cui Toni Morrison si è imbattuta durante alcune ricerche che lei ha compiuto proprio sulla schiavitù. Una madre per salvare i figli dalla schiavitù, una madre di colore che era scappata da una piantagione, nel momento in cui viene raggiunta dai suoi padroni, cerca di ucciderli e una di queste bambine muore per mano sua. Questa è la storia di questa donna che convive con quello che è stata la sua vita prima da schiava,
con quello che poi è diventata la sua vita da donna libera, con le cicatrici del suo passato che sono effettive, sono visibili sul suo corpo, ma sono anche ovviamente interiori, con Beloved, che è questa bambina che non c'è più, ma c'è sempre. E c'è in questo libro in un modo che io non ho mai sentito, non ho mai avuto modo di leggere altrove. È un libro bellissimo, straordinario, che va sicuramente letto. Uno dei libri che mi ha più avvinta alle pagine che io abbia letto e che ho letto alla velocità della luce è un libro che avevo in libreria da una vita, forse uno dei più vecchi che avevo che ho in casa. Mi è servita Jessica Pennelly on the Tube per convincermi a leggerlo. E parliamo di James Ellroy con LA Confidential. Dopo aver letto questo libro, io di James Ellroy, nell'arco del 2022 ho letto altri libri ed è uno degli autori che voglio continuare ad approfondire. Trattare questo autore come un semplice scrittore di genere è sbagliatissimo, secondo me, al di là del fatto che letteratura di genere non significa necessariamente letteratura inferiore ad altri tipi di letteratura. Assolutamente. Come diceva Hitchcock, non esistono generi di serie A e serie B, esistono, nel suo caso, film di serie A o serie B, in letteratura libri di serie A o serie B, libri che riescono bene e libri che non riescono bene, punto. Questo è un libro meraviglioso, sono 600 pagine esatte in questa edizione che usciva con la Repubblica, che io ho letto tra il 13 aprile e il 16 aprile, ci ho messo 3 giorni. Allora, non è stato semplice dall'inizio, le prime 60 pagine mandano un po' in pappa il cervello, che è quello che fa un po' sempre James Ellroy, perché ti butta dentro una storia. In questo caso noi entriamo in un distretto di polizia di Los Angeles negli anni 50 circa e abbiamo nomi, vicende, cose, non ci viene spiegato niente, siamo lì in mezzo, pum, al buio totale. Quindi servono una sessantina di pagine, secondo me, per ambientarsi, per capire chi è chi fa cosa, chi è parente di chi, eccetera, eccetera. Poi, superate queste 60 pagine, si procede speditamente con la lettura. Io vi consiglio di affrontare questa lettura quando avete molto tempo per leggere, perché è una trama talmente intricata, ma talmente perfetta a livello di trama noir poliziesca, perché è di questo che stiamo parlando, che è bene non perdere il filo. Non è una trama tipo i thriller moderni, che è volutamente, a volte forzatamente intricata e soprattutto irrealistica. Questa è una trama molto realistica, si parla di corruzione, si parla di droga, di prostituzione, di pornografia, di tutto quello che avveniva intorno a Hollywood, perché di base siamo intorno alla vecchia Hollywood, alla Hollywood degli anni 50, di politica, di personaggi che si rivelano non essere proprio quelli che ci sembravano all'inizio. Quindi non c'è il realismo, tutto quello che è complicato in questo libro dipende proprio dal fatto che si parla di situazioni complesse che toccano tutti questi ambiti, quindi è una specie di giochino delle tessere, no? Ne fai cadere una e cadono tutte le altre. Ecco, la trama è favolosa, è veramente favolosa proprio perché ha tutte queste implicazioni, oltre che essere estremamente avvincente, ma anche qui differenza notevolissima rispetto ai thriller moderni, non abbiamo qui sotto una semplice trama orizzontale che ci racconta due o tre cose dei protagonisti giusto per inquadrarceli, che però sono funzionali alla trama. No, qui i personaggi fanno il libro, sono personaggi complessi, sfaccettati, totalmente grigi. Qui non c'è un buono che sia uno, non c'è un cattivo che sia uno, c'è un'evoluzione psicologica e non solo, ma anche di storia di vita dei personaggi qua dentro, che è incredibile. E vi sfido a non piangere leggendo l'ultima frase di questo libro, ve lo giuro, voi leggete un poliziesco noir
E le ultime quattro righe di questo libro sono dense, cariche di umanità. I personaggi di James Ellroy sono umanissimi, come i personaggi di Franzen, assolutamente. È un libro bellissimo questo. Spesso mi avete detto di non trovarlo facilmente. Ora non so se Einaudi l'abbia ripubblicato insieme alle varie ripubblicazioni che ha operato rispetto a questo autore, ma io ai mercatini dell'usato questa edizione, proprio quella che usciva con la Repubblica, l'ho vista un milione di volte, quindi ve lo rendo noto. È un libro meraviglioso, credetemi, meraviglioso. Poi vabbè, adesso in ordine cronologico arrivano due libri straordinari. Ve ne parlo ora e vi dico già, anche se siamo a metà del nostro discorso, che questi due libri per giorni si sono contesi tra loro il mio primo posto come gradimento. Ora vi ho detto che questa non è una classifica, però il libro preferito dell'anno da cui esce. Ci ho pensato giorni a quale dei due potesse essere davvero il preferito, non ce l'ho fatta, sono a pari merito. Questi due libri entrano tra i libri, a far parte dei libri della mia vita. Vi farò un video anche con una selezione di libri che mi hanno colpita così profondamente che entrano a far parte di me come esperienza di vita, non solo come esperienza di lettrice. Ve li mostro insieme, ma chi mi segue lo sa già. Parliamo di Philip Roth con Il teatro di Sabbath e di Daniela Ranieri con Stradario aggiornato di tutti i miei baci. Potrebbero sembrare e sono due libri diversissimi che non hanno alcuna comunicazione l'uno con l'altro, però c'è qualcosa di questi due libri che li accomuna, soprattutto magari è una cosa molto soggettiva, è una cosa che percepisco io e potrebbero non percepire tutti, ma questi due scrittori, secondo me, hanno in comune una delle cose che io apprezzo di più negli scrittori, specialmente di letteratura del tardo Novecento e contemporanea, il coraggio di essere bravi. Questi due scrittori scrivono da Dio, scrivono come pochi altri al mondo, hanno una voce potentissima. Questi due sono dittatori della penna, vi portano dove volete, ma voi li seguite come seguite il pifferaio, come segue il pifferaio magico. Vi catturano, vi affascinano, vi avvolgono e voi lo sapete che siete sudditi quando leggete penne così potenti, ma siete felici di esserlo. Anzi, più che sudditi, vi sentite eletti. Se riuscite a percepire tutto questo, tutta questa meraviglia leggendo questi libri, sono coraggiose di essere bravi, sono consapevoli di essere bravi, hanno anche il coraggio dell'antipatia. Anche questo io lo apprezzo molto. Non c'è, diciamo, non c'è sfoggio pretestuoso, non c'è posa. Questi due non sono antipatici, lo dico fra mille virgolette, capite cosa intendo? Non sono antipatici per posa, sono proprio così e mi dicono: ascolta, cioè, se ti piace bene, altrimenti amici con prima, chi se ne frega. Questo mi piace tantissimo di questi due scrittori. Al di là di questo, Il teatro di Sabbath è un libro meraviglioso con un protagonista disgustoso, Mickey Sabbath, profondamente contraddittorio. Noi con Sabbath facciamo un viaggio a ritroso nella sua vita, che questo è un libro vita, parla di tutti i temi della vita, anche più scabrosi, parla del corpo, parla del sesso, ma parla tantissimo anche di amore. È eccezionale questo libro, citazionista. Colto, non citazionista a caso, non ve lo sto neanche a dire, sconvolgente per tanti aspetti, un Philip Roth che non le manda a dire, veramente cattivo e onesto, è fantastico questo libro, fantastico. E Daniela Ranieri è stata probabilmente la sorpresa più grande dell'anno, e una scrittrice che voglio conoscere sempre meglio. In tutti e due questi casi, contenuto e forma non sono distinguibili tra di loro, non si può parlare di questi due libri di trama, contenuti, argomenti, temi e di prosa, cioè sono un tutt'uno,
turno sono indistinguibili. Qui parliamo di autofiction, parliamo di un andamento del racconto che non è classico, non è da romanzo, diciamo. Anche qui ripercorriamo la vita di questa protagonista che attraverso il racconto principalmente, ma non solo, dei suoi amori. Con gli uomini, ci racconta tante cose della sua vita, ma anche delle sue convinzioni, dei suoi pensieri, delle sue passioni che non riguardano solamente appunto le passioni amorose. Anche questo è un libro ipercitazionista, è un libro coltissimo, la citazione non è mai fine a se stessa. È chiamata, non è la citazione che poi viene spiegata, la citazione è chiamata da tutto ciò che qui dentro c'è scritto. Qui abbiamo un uomo di 70 anni negli Stati Uniti, ebreo, qui abbiamo una donna di poco più di 40 anni in Italia oggi. Io oltre a tutta la meraviglia che è stata leggere questo libro, che è veramente un godimento totale, ho sentito in queste pagine un riconoscimento, ho sentito di comprendere a fondo questa autrice e mi sono sentita profondamente compresa. Quando parlo di riconoscimento non parlo di essere d'accordo con tutte le opinioni, le scelte della protagonista di questo libro. Non mi riferisco al fatto di riconoscere delle cose che lei ha fatto in cose che ho fatto io, eh. Parlo proprio di sentimento, di come si sta al mondo oggi da donne di più di 40 anni in Italia. Può non essere un sentimento collettivo, non è detto che tutte le donne, anche della mia età, provino la stessa cosa, ma io sì, io mi sono sentita molto rispecchiata da questa donna. Citati diceva che prima o poi nella vita del lettore ci si imbatte in una pagina che parla di noi lettori. Questo libro parla di me, non, è così, e vi ripeto, non c'è niente. Pochissime esperienze o passioni di questa donna, a parte quella dei profumi, per la letteratura, mi accomunano a lei, eh. Eppure, non so come spiegarvelo, mi sento dentro queste pagine in una maniera che difficilmente mi è capitato nella vita. E poi come scrive? Come scrive? Non si può proprio dire niente, non si può proprio dire niente. Possono non piacere questi due libri, possono dividere profondamente, e anche questo mi piace un sacco di questi autori, come Per Franzen alla fine, no? Io sono convinta che i detrattori di questi autori provano odio e repellenza, forse anche per quanto questi due autori scrivono, hanno scritto, scriveranno, in questo caso purtroppo no, e lo capisco, perché questi due autori sono coraggiosi, quindi ovviamente non possono piacere a tutti. Poi siamo quasi a metà, vediamo di velocizzarci un attimo. Larry McMurtry con Lonesome Dove. Sapete cosa vi vorrei dire io di questo libro semplicemente? È bellissimo. Se io devo pensare al romanzone, a quel libro che voi vi prendete in mano, vi mettete sul divano e leggete per il puro gusto di leggere, io penso a questo libro. È semplicemente bello. Vi vorrei dire solo questo. Questo libro contiene tutto ciò che piace a un lettore, un mondo altro. Larry McMurtry con la sua scrittura è capace di inserirvi e di farvi partecipi delle vicende che racconta. Siamo nel sud degli Stati Uniti, siamo con all'inizio due ex Texas Rangers quasi in pensione, diciamo, che insieme a un'altra squadra che loro compongono decideranno di attraversare gli Stati Uniti da sud a nord per andare alla conquista del Montana con una mandria di migliaia e migliaia di bovini. Questa è la storia. All'inizio noi conosciamo questi due straordinari personaggi e tanti altri, e poi loro partono e noi andiamo a cavallo insieme a loro per praterie, boschi, zone impervie, attraversiamo fiumi, viviamo con loro tempeste di sabbia, tempeste di cavallette, temporali di ogni tipo, incontriamo personaggi, le vicende di questi personaggi si intrecciano ad altri, si intrecciano a personaggi che ci sono stati annunciati. L'autore è bravissimo a farci crescere
l'hai per il desiderio di conoscere personaggi che poi arriveranno. Noi viviamo insieme a loro. La forza di questo libro sta in questa capacità di avvolgere. Io sono convinta che questo libro può piacere a chiunque, anche a chi non ama l'West, chi non ha mai letto. Io non ho mai letto Western, questo è stato il primo. A chiunque piace leggere, piace questo libro. Ci sono dei personaggi che io non vi so spiegare, la forza e la vividezza di questi personaggi, anche qui assolutamente grigi, è qualcosa di incredibile. Legato a quella lettura di questo libro c'è un aneddoto che ormai è entrato nel lessico familiare della nostra famiglia, che non vi posso raccontare in toto perché vi farei uno spoiler, però vi dico solo che era luglio, faceva un caldo bestiale. Io e la mia bambina Dafe stavamo leggendo sul divano. Io ero appoggiata a un bracciolo, lei era appoggiata al bracciolo di fronte a me, quindi leggevamo una di fronte all'altra. Io sono arrivata a una parte di questo libro e ho fatto così: ho fatto un urlo e ho detto una frase. E tutte le volte che succede qualcosa che in qualche modo mi spaventa, mi sciocca, mentre leggo e magari Daphne è passata lì, mi ripete la frase che io ho detto, perché ormai è diventata, è legata a quel tipo di emozione che comunque così forte non ho mai provato leggendo altri libri dopo questo. È bellissimo, è veramente bellissimo. Questo libro sta qui perché è l'emblema di quanto sia bello leggere. Dovete leggere questo libro se amate leggere. Un libro del genere vi spiega perché è bello leggere, non ce ne sono di storie. Una caratteristica importantissima dei libri che ho amato quest'anno, di tanti libri che ho amato quest'anno, è la sorpresa. Mai come quest'anno mi sono trovata di fronte a libri di cui o su cui non sapevo nulla e mi hanno sorpresa tantissimo, o su cui in alcuni casi addirittura avevo un pregiudizio in senso negativo. Di questo io non sapevo nulla e sono rimasta scioccata, ad esempio. Di questo avevo sentito parlare bene, ma non immaginavo affatto che fosse così questo libro. Parliamo di Hervé Le Tellier con L'Anomalia. Boh, è eccezionale. Voi prendete un racconto di fantascienza, su universi paralleli, se volete, e mettetelo dentro a una storia che parla della nostra contemporaneità. Questo è il libro più contemporaneo che io abbia letto. È un libro del 2020, 2019-2020. Contemporaneità inteso come politica internazionale, come rapporto con i social, come stile di vita di un singolo personaggio. Quindi prendete la fantascienza e mettetelo nella contemporaneità, nella politica, nella filosofia, nell'esistenzialismo. Questi sono, diciamo, gli ingredienti. Mischiate il tutto, leggetelo e alla fine di questo libro avrete letto un libro facilissimo da leggere, che vi ha tenuto a 20 alle pagine, che vi ha fatto riflettere tantissimo, che ha tirato fuori una quantità di argomentazioni che riguardano appunto i temi di cui vi parlo, religione, storia delle religioni di cui vi parlavo, incredibile. Cioè, per me Hervé Le Tellier ha scritto un libro semplicemente geniale. Non vi dico altro, vi dico solo che lo dovete leggere. Lo dovete leggere. Questo libro non è stato tanto citato. Io ne ho sentito parlare specialmente un anno fa, un paio d'anni fa, però poi ha un po' perso così l'hype che aveva. Leggetelo, leggetelo per forza, così come dovete leggere Michael Chabon con Le fantastiche avventure di Cavalier and Clay. Anche questo è un libro che riappacifica con la lettura, secondo me. È un libro che leggete per il piacere di leggerlo, con un sentimento, secondo me, abbastanza simile a quello che si poteva avere da bambini leggendo delle fiabe. Non perché questo sia un libro sempliciotto, tutt'altro. Questo libro riesce a inserire in una storia bellissima, con dei personaggi che amerete, la storia d'Europa a partire dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la storia degli ebrei emigrati da Praga a New York, la storia del sogno della rinascita e della libertà di chi ha subito
la guerra e le discriminazioni, l'invenzione del fumetto. Qui i protagonisti sono due cugini di origini praghesi che inventano la storia dell'escapista. L'escapista è un supereroe che si libera e libera gli oppressi. C'è un continuo una continua esplicita sovrapposizione tra la storia vera e la storia dell'escapista che diventa simbolo di questa liberazione, ma c'è anche la storia sofferta, soprattutto di uno di questi personaggi che sente che non è abbastanza, che sente che la storia vera supera la fantasia, è pieno di simboli. C'è il simbolo dell'Empire State Building che torna regolarmente, c'è una storia d'amicizia incredibile, ci sono le storie dei fumetti, non solo dell'escapista, ma anche di altri personaggi, che leggete come capitoli a parte, ma completamente integrati nel racconto generale di questo libro. È un libro stupendo, veramente meraviglioso, sicuramente, con diciamo che raccoglie a piene mani un'eredità postmoderna, veramente un godimento assoluto. Per parlare di postmodernismo, non posso non citare questo libro che è straordinario, ovvero Joyce Carol Oates con Sorella, mio unico amore. Sono molto contenta di come ho parlato di questo libro nel video del mese in cui avevo letto questo libro. Non sempre capita, perché a volte rivedendo i miei video quando faccio l'editing mi rendo conto di non essere riuscita a dire quello che volevo dire per davvero. In questo caso invece sono stata bravina, me lo dico da sola, ma sono almeno soddisfatta di come ho parlato di questo libro. Questo libro è un libro difficilissimo. Difficilissimo a livello psicologico, è complesso, pesante, proprio dal punto di vista psicologico, e anche qui siamo di fronte a una scrittrice che non le manda a dire, estremamente coraggiosa, che dice le cose come stanno per davvero. Lo saprete tutti, questo libro parte da una storia vera, prende spunto da una storia di cronaca nera, realmente accaduta all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti. Una bambina di 4, 5, 6 anni viene uccisa in una famiglia alto borghese, una bambina che era famosissima negli Stati Uniti perché vinceva tutti i concorsi di bellezza. Sapete che negli Stati Uniti c'è questa cosa che è veramente controversa dal punto di vista etico-morale dei concorsi di bellezza per bambine che vengono adultizzate, per non dire sessualizzate, con pettinature, movenze, trucco, cose di questo tipo. La storia vera è appunto che questa bambina a un certo punto viene trovata morta in casa sua. Ci sono varie indagini, non si arriva ad alcuna conclusione. Viene sospettata in primo luogo la famiglia, fratello compreso, un fratello che all'epoca aveva 3 anni più della bambina, aveva 9 anni. La storia di Joyce Carol Oates parte da qui, anche se ci sono delle differenze. La bambina non è una vincitrice di corsi di bellezza, ma una campionessa di pattinaggio artistico, poco cambia, nel senso che quello che avviene in questi concorsi è descritto esattamente come ciò che avviene nei concorsi di bellezza. La prima metà del libro lo si vede anche da come l'ho segnata, che cambia in un certo senso, la prima metà dalla seconda metà, è l'analisi spudorata di questa famiglia e della società, delle altre famiglie che la circondano. È una famiglia disfunzionale al punto che i Lambert vi sembrano, non lo so, una famiglia di catechisti in confronto. È crudo, è difficile, anche perché è tutto scritto dal punto di vista di questo ragazzino, di questo fratello maggiore della bambina morta. A metà avviene il delitto. Da lì in poi alcune tematiche che Joyce Carol Oates aveva già inserito nella prima parte del libro, ovvero la società, come viene gestita l'infanzia negli Stati Uniti, la medicalizzazione dell'infanzia, i problemi mentali dell'infanzia in un certo tipo di famiglie,
problematiche di una determinata classe sociale, da lì in poi si espandono. Joyce Carol Oates decide di non scrivere un true crime. Noi siamo sempre con questo fratello maggiore e con quello che capita a lui, che a quel punto ha 9-10 anni dopo il delitto. Joyce Carol Oates non segue le indagini, ci dà qualche notizia qua e là, ma non segue le indagini. Siamo ancora più dentro questo personaggio, dentro il suo disagio, malessere, la sua tragedia e dentro la società americana. Questo libro è cattivissimo, è particolare, è scritto anche in modo particolare, ci sono molte note che c'entrano tanto con la trama, non sono note che interrompono la trama, ci sono pagine di diario scritte così, ci sono lettere, ci sono paragrafi quasi onirici e ci sono paragrafi invece quasi cronachistici, estremamente dettagliati. È un libro bellissimo, credetemi, stupendo. Un'altra autrice veramente rilevante, Ayana Gyara, con Il popolo degli alberi. Io ho letto tutti e tre ormai i romanzi di Ayana Gyara, ho dedicato a ciascuno un video a parte, questo compreso. Il popolo degli alberi è il suo romanzo d'esordio ed è il mio preferito. Non c'è una gran distanza a livello di gradimento per quanto mi riguarda l'uno con l'altro, ma questo per me è favoloso. Come nel caso, allora, nel caso di Joyce Carol Oates mi è piaciuto tantissimo il taglio, il punto di vista da cui ho voluto prendere in esame i temi che a Joyce Carol Oates interessavano, la struttura del romanzo. E qui la stessa cosa, è molto diversa. Ci sono degli espedienti narrativi qui straordinari che non vi voglio raccontare troppo. Sappiate solo che abbiamo narratori assolutamente inaffidabili, ma nello stesso tempo che sembrano l'esatto contrario, perché anche in questo libro ci sono delle note, c'è un mondo che crea Ayana Gyara, un mondo scientifico, accademico, dove vengono citati manuali, testi di esperimenti accreditati a livello scientifico, completamente inventati, che sembrano veri, che quindi danno a tutti il racconto una connotazione di realtà, ma che però sono inventati, e poi c'è un mondo naturale inventato. Questo è un libro che pone tantissimi problemi di etica, sia etica pubblica, questo succede sempre nei libri di Ayana Gyara. Ci sono tematiche sociali, di etica sociale, che riguardano tutti noi, miste a tematiche di moralità personale. Abbiamo un protagonista qui molto molto controverso che probabilmente ci si rivela sul finale. Dico probabilmente perché in realtà quello che scopriamo alla fine del libro non ci dovrebbe stupire più di tanto, perché Ayana Gyara ci ha fatto capire determinate cose, però diciamo che tutta la complessità si risolve con un finale bellissimo e tragico. È un libro stupendo, un libro che per me è stato il pugno nello stomaco dell'anno, un libro di cui credevo di sapere tutto e in realtà non sapevo quanto, cioè sapevo tutto ma non quanto fosse intenso, in realtà ciò che sapevo. Anche a questo libro ho dedicato un video, parliamo di American Psycho di Bret Easton Ellis. È un libro che mi ha tenuta sveglia 2 notti di fila. Perché continuavo a pensarci, continuavo a pensare non tanto al cosa, ma al come. Il cosa, cioè il racconto della vita di un serial killer nella Manhattan Bene degli anni 80, lo sapevo, ma non sapevo come, non sapevo fino a che punto, non sapevo come fosse scritto questo libro. Quello che mi ha scioccata di più di questo libro, appunto, è lo stile di Bret Easton Ellis, che è minimalista e dettagliatissimo allo stesso tempo. Sa essere minimalista nella prosa e massimalista nello stile, è una cosa stranissima. Sa essere chirurgicamente freddo anche nel comunicare con il lettore, ma allo stesso tempo terribilmente incisivo. Io non so come faccia a toccare gli estremi. Con il suo stile, tocca gli estremi esattamente come il contenuto di questo libro tocca gli estremi. Per me questo è un libro gioiello, eh?
È un libro che può molto sconvolgere chi lo legge. È un libro che ha sconvolto Bret Easton Ellis stesso. Lui è rimasto sotto Patrick Bateman, che è il suo protagonista. Non è riuscito mai a liberarsene nella vita, l'ha dichiarato più volte anche nelle interviste. Ha creato un mostro, Bret Easton Ellis, un mostro che però ci riguarda tantissimo, perché poi alla fine quello che esce da questa storia è una disamina spudorata e veramente cruda della società, dell'indifferenza, del non esserci come persona, come individuo, dell'essere massa, dell'essere apparenza. È un libro incredibile questo. Un'altra sorpresa gigantesca, perché non mi aspettavo un libro così bello, sono onesta, cioè avevo anche dei pregiudizi. È Uccelli di rovo di Colin McCullough. Anche questo è un libro per chi ama leggere e vi vorrei dire semplicemente esattamente come ho detto per Lonesome Dove, va letto punto. Va letto nel senso che è il libro che piace ai lettori, è un libro che ti infila dentro a una storia, esattamente come in Lonesome Dove. Qui abbiamo la natura protagonista, una natura immensa, siamo in Australia qui, una natura fatta di boschi rigogliosissimi, di una fauna che cambia da un luogo all'altro, di distanze enormi, di eventi climatici devastanti, totalizzanti, di persone che dipendono dalla terra e dipendono dal clima, dalla natura che è gigantesca qua dentro. È esattamente come accade in Lonesome Dove, ovviamente in periodi storici e ambienti geografici completamente diversi. È una storia di una famiglia che si dipana su tre generazioni. Ci sono figure femminili straordinarie, anche qui personaggi che vi rimarranno nel cuore, ed è la storia del Novecento, dal 1919 al 1960 e rotti, dell'Australia. Quindi da un punto di vista che difficilmente noi lettori leggiamo. Anche per ciò che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, il ruolo del Vaticano all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Colleen McCallaghan è famosa per i suoi scritti storici, per i suoi libri, per i suoi romanzi storici che io vorrò leggere. Questo a tutti gli effetti è un romanzo storico, ma magari non è principalmente un romanzo storico, ma qui la storia del Novecento la attraversiamo e non è solo un cenno, è parte integrante del racconto, così come è parte integrante del racconto la vita di una famiglia, la condizione femminile nell'arco del Novecento. E poi certo c'è anche una storia d'amore che è molto più simile a quella tra Scarlett e Rhett in Via col Vento che a quello che io immaginavo, alla storia pruriginosa tra un prete e una ragazzina piuttosto giovane. È una storia questa storia d'amore che abbraccia decine di anni in cui spesso queste due persone sono lontane l'una dall'altra e noi seguiamo la loro vita a distanza l'una dall'altra. Le pagine in cui loro sono insieme sono pochissime in realtà qui dentro. È un libro bellissimo, bellissimo, da cui non mi aspettavo assolutamente tutto ciò. Non me l'aspettavo, no, assolutamente. Vi parlo insieme di due libri. C'è qui la gatta. Adesso ve la faccio vedere perché c'è proprio qui che ci passa davanti, vero? Io a volte mi chiedete, ma dov'è? Non la fai mai vedere? Lui si fa un po' gli affari suoi, non è che la posso, posso prenderla e portarla dove voglio, ecco. Però se lei passa ed è qui, volentieri io ve la mostro. Adesso sta facendo una bella scalata sulla pila di libri, tu camminaci pure, basta che non li mordi. Allora, due libri brevissimi di cui vi parlo assieme, due libri che non conoscevo affatto per niente e che mi hanno stupita tantissimo. Josephine Hart con Il Danno e Ernesto Sabato con Il Tunnel. Vedete? Sono due, non dico sottilette, ma quasi. Qui abbiamo una scrittrice inglese. 1944-2011, qui abbiamo uno scrittore argentino, 1911-2011, sono morti lo stesso anno. Questi
Questo è un libro del 1948, questo è un libro che è uscito negli anni 90, fine anni 80, anni 90. Perché li accomuno? Perché entrambi mi hanno stupita principalmente per la scrittura. Sono due scritture molto diverse. Di questo libro vi ho letto quando ve ne ho parlato, L'Incipit. Non farli cadere però, per favore. Vi ho letto L'Incipit di questo libro. Questa è una scrittura di un'eleganza, di una raffinatezza incredibile, ma molto molto pregna. Ha capacità di sintesi esattamente come ce l'ha Ernesto Sabato, ma la esprime in modo diverso. È proprio, sono due stili diversi e ognuno dei due molto molto riconoscibile. Entrambi parlano di un'ossessione amorosa devastante con conseguenze molto tragiche e di entrambi i libri, se io vi dovessi raccontare la storia, direi troppo poco e male, nel senso che parlare di questi due libri non rende loro giustizia. Ci sono molte storie di questo tipo in narrativa, storie di ossessioni amorose che accecano entrambi o uno dei due protagonisti di queste storie, storie che hanno a che fare con la malattia mentale, l'inadeguatezza a vivere una vita normale nel mondo, nella società civile, sono tante. Ma come queste, con questa potenza, questa originalità, questa capacità di scendere nel profondo dei personaggi, di parlare d'altro, di parlare attraverso questa ossessione, di qualcosa che ha molto a che fare con ognuno di noi, sono davvero pochi. Questi libri sono fantastici in questo senso, davvero fantastici. E poi c'è un'altra cosa che li accomuna, il concetto di riconoscimento. Si usa esattamente questa parola, almeno in traduzione, in entrambi i libri. Qui i due protagonisti si riconoscono, i due protagonisti di questa ossessione amorosa, come pare accada anche qui. Ma poi alla fine, in tutti e due i casi, ci rendiamo conto di quanto questo riconoscimento in realtà probabilmente sia fittizio, perché ognuno di questi quattro personaggi, di tre soprattutto, semplicemente perché il personaggio femminile di questo libro è molto più sfuggente degli altri tre protagonisti, ognuno di questi personaggi vive in un suo mondo, ha delle esperienze pregresse di vita, sono personaggi danneggiati in un qualche modo e probabilmente in realtà non sono in grado di riconoscersi per davvero, di riconoscere nell'altro l'amore, riconoscono nell'altro i propri vuoti, le proprie mancanze. Questi sono riconoscimenti che vorrebbero andare a riempire delle lacune. Delle lacune affettive, delle lacune di vita, in questo caso c'entra molto anche l'arte, quindi anche la creatività, l'espressività. Non sono veri riconoscimenti, non c'è l afflato amoroso qui, non c'è il desiderio di dare amore, c'è il desiderio di carpire dall'altro un modo per riempire dei buchi che sono voragini, che in realtà non si possono riempire, certo non con la follia che poi porta alla tragedia. Sono due libri bellissimi, credetemi, sono bellissimi. E poi Michele Mari con tutto il ferro della Torre Eiffel. Anche questo è un libro per chi ama leggere, ma questo è un libro per chi ama la letteratura profondamente. La letteratura, l'arte, il cinema, la storia del Novecento. È un libro molto metaletterario, estremamente simbolico. È una storia, è un romanzo a tutti gli effetti che utilizza personaggi realmente esistiti nel 1936 a Parigi, ma anche personaggi realmente esistiti che erano già morti nel 1936 o che dovevano ancora morire, ma che sappiamo essere morti. La dilatazione temporale in questo libro è estrema,
Si tratta di una storia fantastica, si tratta di una storia che ha echi nel Maestro e Margherita, nella Divina Commedia di Dante. È una storia che si interroga sull'aura dell'arte, sull'arte come prodotto riproducibile, si interroga sul complotto che il Novecento ha teso contro gli artisti. Tutte le volte che io cerco di parlare di questo libro mi rendo conto di quanto manchi rispetto a quello che io dico. Io vi dico solo questo: se amate la letteratura, se amate il citazionismo, anche qui non fine a se stesso, se avete voglia di imparare da questo libro, se avete voglia di godere come Ricci, se avete voglia di avere un milione di spunti di letture da fare successivamente a questo, leggetelo. Io vi dico solo che sto già leggendo delle cose partendo da qui, ma io trovo Mari dappertutto, ma non perché Mari sia ovunque, ma perché Mari è riuscito a carpire dalla letteratura un vagone di cose e le ha messe in poco più di 200 pagine, tutte qua dentro. È eccezionale questo libro, è eccezionale. E qui ho finito la mia carrellata. Alla fine di tutto devo dire che sono molto contenta perché l'avrete notato, qui ci sono dei libri diversissimi l'uno dall'altro, con stili diversi, voci diverse, timbri diversi, generi, fra mille virgolette, diversi. Abbiamo dal romanzo più speculativo alla storia più avvincente. Abbiamo l'estraniamento e la follia sociale, anche qui abbastanza direi, anche qui a racconti storici meravigliosi, abbiamo il noir d'eccellenza, c'è tutto qua dentro, per questo non ho fatto una classifica e per questo sono molto felice perché questi 15 libri in realtà sono uno spaccato piuttosto fedele di cosa è stato il mio anno in letture, è stato tutto ciò. E questo mi piace moltissimo di me come lettrice, è inutile che dica il contrario. Sono contenta io di essere una lettrice onnivora, una lettrice che si fa incuriosire, una lettrice che ha voglia di trarre il meglio da ogni tipologia di libro, e che gode moltissimo a leggere. Un po' tutto entro i limiti del gusto ovviamente mio personale, ma davvero un po' tutto. E comunque sul podio, per motivi diversi ma simili, ci stanno questi due libri, senza dubbio, quindi Stradario già dato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri e Il teatro di Sabbath di Philip Roth, sono i due libri più belli che ho letto nel 2022. E con questo chiudo il video, chiudo il discorso 2022. Ho già in programma un po' di roba nuova, ho voglia di ripartire a parlare di libri diversi. E con questo ho terminato. Fatemi sapere se avete voglia, quali sono stati i libri più belli che avete letto quest'anno, se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate. Come al solito, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande. E alla prossima se mi va. Ciao!